Tutto rimandato a data da destinarsi. Un nuovo anno comincerà con un'Italia che non è stata in grado di regolare il regime delle concessioni balneari in seguito all'introduzione della direttiva europea per il libero mercato. Il 2018 sarà un nuovo anno che si aprirà con l'incertezza per gli operatori balneari. Quali rassicurazioni dare loro quando si tornerà a parlare di questo tema in Parlamento? Abbiamo dovuto avere i pareri sugli emendamenti di qualcosa come 7 ministeri, quindi è stato un lavoro in profondità, un lavoro che a mio avviso è bene che venga ripreso subito, perché se c'è qualcuno che pensa che si possa fare, diciamo, con un colpo di spugna si possa fare di carta straccia la Bolkestein, a mio avviso sta vendendo una cosa che non è sicuramente quella che verrà rispetto ai vincoli europei. A Rimini hanno fatto sentire la propria voce i balneari, soci di Oasi Confartigianato operanti nei mari Ligure, Tirreno e Adriatico. E l'onorevole Gasparri, autorevole membro di Forza Italia, ci voleva appioppare una legge molto peggio di questa sotto certi aspetti. Ma se voleva, era certo o pensava di poter uscire dalla Bolkestein, che a me fa ridere i polli, lo doveva fare quando aveva il potere per farlo. Il riconoscimento del valore d'impresa, come chiediamo noi, il riconoscimento della professionalità, sono a prescindere. E queste non ce le hanno date. Faccio fatica a credere a una persona che non ti vuole dare il dovuto che ti dia il più o il suo.